Una ruspa sulla spiaggia della Padulella è polemica. La denuncia di Italia Nostra all'uso di macchine cingolate spezza le ghiaie e modifica la spiaggia. ESA risponde: non ci sono ghiaie rotte, ma sospendiamo l'attività. Ordinanze dei sindaci per risolvere il problema dei cinghiali. La decisione dopo un vertice in viceprefettura per arginare l'emergenza degli ungulati. Interverranno squadre ad hoc di cacciatori insieme alla polizia provinciale. A Rione l'Elba i primi interventi sulla Limantria Dispar. Il personale dell'Unione Comuni Colline Metallifere lancerà l'antagonista del bruco defogliatore entro la fine di maggio. Atti vandalici al rifugio dei ragazzi del Canile. Le taniche d'acqua aperte e rovesciate, abbattuto il bidone del mangime e aperti i cancelli. La denuncia di Andrea Tozzi per i ragazzi del Canile Onlus. Buonasera e benvenuti alla consueta rubrica Prima Pagina. Questa sera parliamo ancora di Dai e Tommaso. Vediamo la gara di solidarietà. Nello scorso weekend infatti sono stati raccolti 3.000 euro. In programma ci sono altre iniziative. Interviene anche il campione del mondo, Miro Klose. A nome di tutta la mia famiglia, desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato sabato 7 maggio alla festa del Pulcino e domenica 8 maggio alla prima edizione della Maratona dell'Isola d'Elba, promuovendo la raccolta fondi Dai e Tommaso, attraverso la quale, sia con libere donazioni che con l'acquisto di vari gadget, è stato possibile ricavare una somma che sarà interamente devoluta alla Fondazione Tommasino Bacciotti di Firenze, che aiuta le famiglie con bambini colpiti da malattie gravi e perciò ricoverati presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. In particolar modo i nostri ringraziamenti vanno a Moira Fusai, a Valentina Falcone, due mamme colpite nel cuore dalla storia del nostro Tommaso, e a tutta la redazione di Teletirreno Elba, che hanno dato il via a questo gesto di solidarietà che ha coinvolto tutta la popolazione elbana e non solo. Grazie a questa iniziativa, alla Fondazione Tommasino Bacciotti e alla popolazione elbana, non ci sentiamo più soli. Attraverso questi gesti di immensa solidarietà riusciremo ad affrontare questa difficile situazione nel migliore dei modi. Un abbraccio forte da papà Marco, mamma Francesca e i piccoli Mattia e Tommaso. Questa è la lettera che ci ha commosso, scritta da Marco e Francesca, i genitori del piccolo Tommaso, la cui storia ormai è nota a tutta l'Elba e non solo. Nello scorso fine settimana l'hashtag Dai e Tommaso è diventato virale nelle foto che hanno fatto il giro dei social media. Non sappiamo quante persone abbiano raccolto il nostro appello attraverso le libere donazioni, ma sappiamo quanto è stato ricavato alla festa del Pulcino di Portoferraio. Oltre 3.000 euro raccolti anche questi grazie alle donazioni fatte al banchetto gestito dai volontari e alla vendita dei gadget. La somma sarà interamente devoluta alla Fondazione Tommasino Bacciotti di Firenze, che aiuta le famiglie con bambini colpiti da malattie gravi e perciò ricoverati presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Maratona dell'Isola d'Elba, inoltre, che si è tenuta nella stessa domenica a Marina di Campo, è stata una gara di solidarietà grazie alle foto che tutti i protagonisti, sportivi e non, hanno scattato accanto al nostro striscione e inserito sui social media. Intanto altre due iniziative di solidarietà sono pronte per il prossimo fine settimana. In occasione della Festa dei Fiori di Porto Azzurro, sabato pomeriggio dalle 3 alle 7, sarà presente nella piazza Matteotti uno stand con i gadget dell'associazione e lì si potrà donare la propria offerta. Da venerdì a domenica inoltre la Capo Liveri Legend Cup, gara di Coppa del Mondo di mountain bike, ospiterà lo striscione con l'hashtag Dai e Tommaso. Altre iniziative sono in programma per i giorni successivi ed arrivano altre testimonianze di solidarietà dal mondo dello sport. Pensate, Dai e Tommaso, detto da Miro Klose, centravanti della Germania campione del mondo di calcio a Brasile 2014. A mandarci la foto attraverso il proprio profilo di Facebook è la mamma di Tommaso, Francesca. Anche una leggenda del calcio come Miro Klose ha sposato la causa di Tommaso, scrive Francesca sul suo profilo. Un grazie di cuore a Orazio Di Francesco, che è riuscito a coinvolgere uno dei più grandi calciatori che hanno fatto la storia di questo sport a livello mondiale.
Intanto, da parte nostra, grazie a chi si unirà al nostro appello. Dai, Tommaso. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dell'Isola d'Elba. Questa sera in apertura una polemica che riguarda la spiaggia della Padulella. È stata vista una ruspa al lavoro sulla spiaggia appunto della Padulella, quindi Italia Nostra ha denunciato il fatto dicendo che l'uso di queste macchine pesanti può danneggiare la spiaggia, può spaccare le ghiaie. Oggi la risposta di ESA, che appunto doveva provvedere alla pulizia della spiaggia, che dice: abbiamo fatto un sopralluogo, non ci sono sassi spezzati, ma abbiamo comunque deciso di sospendere i lavori. Una ruspa alla Padulella per la pulizia e il livellamento della spiaggia. Non è la prima volta che l'utilizzo di mezzi pesanti su spiagge del litorale portoferraiese fa discutere. Infatti già negli anni scorsi c'erano state polemiche per le ghiaie e ancora per la Padulella. La polemica arriva da Italia Nostra, che in una lettera esprime il dissenso sull'uso di macchine cingolate non gommate sulle spiagge portoferraiesi. Forse, continua la lettera, non è inutile segnalare di nuovo quanto tante volte gli ambientalisti, i residenti, le persone di buonsenso dicono e documentano sul risultato terribile che questi cingoli lasciano, spezzando e triturando le ghiaie, seppellendo o ammassando la posidonia e modificando una spiaggia che, in attesa dell'arrivo dei primi turisti, ancora versa in condizioni piuttosto buone. Subito è arrivata la risposta di ESA, che ha affermato che interventi di livellamento e pulizia sono previsti ogni anno nelle spiagge portoferraiesi. In conseguenza della segnalazione da parte di Italia Nostra, si legge nella lettera di ESA, si è recata prontamente sulla spiaggia della Padulella una delegazione composta dall'assessore Angelo Del Mastro e da tecnici di ESA. L'assessore Del Mastro ha potuto verificare personalmente che non vi era evidenza di ghiaie rotte. Ciononostante, si è stabilito di sospendere immediatamente l'attività di livellamento limitatamente alla spiaggia della Padulella, valutando soluzioni alternative. Parliamo ora dell'emergenza cinghiali. Saranno emesse ordinanze da parte dei sindaci per risolvere il problema. È la decisione emersa da un vertice che si è tenuto nella viceprefettura elbana, proprio per arginare questa emergenza degli ungulati. Interverranno quindi, dopo le ordinanze dei sindaci, interverranno squadre di cacciatori ad hoc sotto il controllo della polizia provinciale. L'intervento dei sindaci elbani sarà fondamentale per contenere l'emergenza cinghiali. I primi cittadini, infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 54 del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, potranno emanare ordinanze per agire in tempi rapidi sul problema con squadre di cacciatori ad hoc. È quanto è emerso da una riunione convocata dal viceprefetto per gli affari dell'Elba, Giovanni Daveti, a cui hanno partecipato le parti interessate alla questione, compresa la Regione Toscana. Abbiamo indetto il vertice perché quest'anno, con la scarsità di piogge, il problema ungulati si è presentato molto prima rispetto agli altri anni, ha spiegato Daveti. Le zone boscate infatti sono secche e i cinghiali si sono avvicinati alle abitazioni. Non si sa la quantità del sovrannumero dei cinghiali sull'Elba, per questo i sindaci dovranno emanare ordinanze che, definendo i confini temporali e territoriali, dovranno prevedere catture o abbattimenti degli ungulati. Provvedimenti che si sono resi utili data l'eccessiva presenza dei cinghiali, che creano danni e panico tra le persone. In area protetta sarà possibile esclusivamente l'intervento dei selecontrollori, mentre nella zona libera potranno procedere i cacciatori autorizzati
naturalmente in numero di partecipanti ridotto rispetto alle battute al cinghiale del periodo venatorio e con il controllo della polizia provinciale, specifica Daveti. Diramata l'ordinanza da parte dei sindaci, questa sarà valida per 40 giorni per far agire le squadre abilitate e abilitati e iscritte all'ATC10. I capi abbattuti saranno ritirati dai cacciatori stessi a titolo di indennizzo per l'operazione. Parliamo ancora di emergenze e a Rio nell'Elba partono i primi interventi per la Limantria Dispar. Il personale dell'Unione Comuni delle Colline Metallifere lancerà il Bacillus thuringiensis, che è l'antagonista appunto di questo bruco defogliatore. Gli interventi saranno effettuati entro la fine di maggio, ma vediamo le informazioni che dà il Comune per le precauzioni da prendere da parte dei cittadini. Iniziano gli interventi contro l'infestazione della Limantria Dispar. Nel territorio di Rio nell'Elba dal 16 maggio inizieranno i trattamenti fitosanitari a terra nelle aree forestali contigue a zone urbanizzate da parte dell'Unione Montana dei Comuni Colline Metallifere. L'Unione opererà con proprio personale adeguatamente formato. Un intervento che arriva in seguito all'interessamento dell'amministrazione di Rio nell'Elba e degli altri comuni dell'isola, oltre a quello del Parco Nazionale, con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e della provincia di Livorno, insieme alla consulenza dell'Istituto Fitosanitario della Regione Toscana. Per combattere l'infestazione della Limantria Dispar sarà utilizzato il prodotto biologico fitosanitario Dipel, a base di Bacillus thuringiensis della varietà Kurstaki, antagonista del bruco defogliatore. L'efficacia del prodotto è limitata temporalmente, la sua azione infatti è maggiormente efficace nei primi stadi di sviluppo delle larve, poi diminuisce rapidamente durante il loro sviluppo, per questo l'intervento sarà realizzato in un breve lasso di tempo, indicativamente entro la fine del mese di maggio. Informiamo i cittadini, scrivono dal comune, che il trattamento è a base di un prodotto biologico e innocuo per l'uomo e per gli animali. Nonostante questo è opportuno che le persone non rimangano esposte al trattamento. L'azione del prodotto che viene ingerito dalle larve insieme alle foglie di cui si nutrono si dispiega in poche ore, mentre il prodotto non ingerito viene degradato dalla luce solare nell'arco di 2 o 3 giorni dalla sua distribuzione senza lasciare residui. Una denuncia arriva dai ragazzi del canile, infatti sono stati fatti atti vandalici al rifugio dell'associazione. Le taniche dell'acqua sono state aperte e rovesciate, sono stati rovesciati anche i bidoni con il mangime per i cani e è stato aperto anche il cancello che appunto chiudeva il recinto dove i ragazzi del canile tengono gli animali. La denuncia arriva proprio da Andrea Tozzi, che è responsabile dell'associazione. Atti vandalici al rifugio dei ragazzi del canile. Sabato 7 maggio i volontari della Onlus hanno riscontrato delle anomalie nel rifugio già in prossimità dell'accesso principale. Le taniche d'acqua, che normalmente i volontari lasciano su un muretto al di là del guardrail, erano state aperte e rovesciate, ma il vero danno è avvenuto nella zona dei recinti. Il bidone, che serve a contenere il mangime secco dei cani, era stato abbattuto e uno dei cancelli era stato aperto, permettendo a uno dei cani di fuggire. Fortunatamente l'animale non si era allontanato troppo, permettendo ai volontari di ritrovarlo. Nella storia della nostra associazione, scrive Andrea Tozzi, abbiamo affrontato a viso aperto ogni tipo di problematica. Stavolta siamo stati bersaglio di un danneggiamento che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione. Chi ha commesso l'imprudenza di violare una proprietà privata e danneggiare i beni dell'associazione continua, forse non è al corrente di alcuni aspetti della situazione. L'atto è ulteriormente aggravato dal fatto che gli animali da noi accolti ci sono stati affidati nella maggior parte dei casi dai comuni elbani. Abbiamo quindi un mandato, oltre quello morale, ufficiale in veste di custodi dei cani. Tozzi infine fa un appello agli elbani e chiede a chiunque possa avere informazioni sull'accaduto di mettersi in contatto con Animal Project o con i ragazzi del canile. Le unioni civili sono legge e anche noi vogliamo dare il nostro contributo e vi mostriamo i punti chiave. Infatti la Camera ieri ha approvato la legge che per la prima volta regolamenta anche le coppie di fatto. Le unioni civili sono legge. Da ieri infatti l'Italia riconosce per legge anche coppie dello stesso sesso e regolamenta per la prima volta le coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali.
Tra i punti chiave introdotti dalla legge per le persone omosessuali unite civilmente c'è l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e quello di contribuire ai bisogni comuni. La legge garantisce la reversibilità della pensione e mette sullo stesso piano il partner dello stesso sesso al coniuge per il diritto di eredità. Non è previsto l'obbligo di fedeltà per le unioni civili gay e non è consentita l'adozione cogenitoriale per lo stepchild adoption. I partner inoltre potranno scegliere il cognome da portare più semplici, infine le procedure per sciogliere l'unione civile rispetto a quelle per il matrimonio. La CIRINNA regola poi anche i diritti e i doveri dei conviventi di fatto, sia eterosessuali che omosessuali. A loro vengono riconosciuti gli stessi diritti di assistenza del coniuge nel caso di carcerazione e ricovero. Ciascun convivente può designare l'altro come suo rappresentante per le decisioni in materia di salute. Riconosciuto anche il subentro nell'affitto o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella casa di proprietà del partner in caso del suo decesso. Più la possibilità di chiedere anche gli alimenti in caso di separazione. Ben ritrovati in studio e come avete sentito dai titoli parliamo ora della 12ª giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa prevista il prossimo 18 maggio anche all'Isola d'Elba. Impara a conoscere la tua pressione arteriosa e la sensibilizzazione sul tema. La campagna mondiale di sensibilizzazione per la lotta contro l'ipertensione arteriosa tocca anche l'Isola d'Elba. Il prossimo 18 maggio verrà celebrata anche a Portoferraio la 13ª giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa dal titolo Impara a conoscere la tua pressione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League e sostenuta in Italia dalla SIA, Società Italiana per la Lotta all'Ipertensione Arteriosa, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della lotta, appunto, all'ipertensione arteriosa. Il dottor Plinio Fabiani, con i medici e gli infermieri del reparto di medicina interna dell'ospedale di Portoferraio, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, dalle ore 10 alle 18, sarà a disposizione della popolazione per la misurazione gratuita della pressione arteriosa e la valutazione del rischio cardiovascolare presso le postazioni situate nel centro di Portoferraio, presso il Molo Elba. L'ipertensione arteriosa è la prima causa di morte nel mondo perché è un fattore di rischio estremamente diffuso nella popolazione. Interessa 15 milioni di persone in Italia, 1,5 miliardi di persone nel mondo. Fra gli ipertesi, solo una persona su quattro ha la pressione ben controllata. Nella maggior parte dei casi l'ipertensione non dà disturbi se non quando ha già provocato danni all'organismo. Possiamo dire che più alta è la pressione e maggiore è la sua durata, più elevato è il rischio di malattie cardiovascolari come infarto cardiaco, scompenso cardiaco, ictus cerebrale, demenza e insufficienza renale. Solo la misurazione regolare della pressione arteriosa permette di diagnosticare l'ipertensione. Pressione arteriosa al di sopra dei 140-90 mm di mercurio e di verificare l'efficacia della terapia nella prevenzione delle complicazioni cardiovascolari. In caso di ipertensione arteriosa, osservare un corretto stile di vita diventa ancora più importante se si vogliono evitare le gravi complicazioni. Ridurre il consumo di cibi salati, smettere di fumare, fare attività fisica regolare e, se necessario, assumere i farmaci secondo le indicazioni del proprio medico curante. Parliamo ora di un incontro che si è svolto qualche giorno fa, era organizzato dall'Università del Tempo Libero e riguardava Giuseppe Pietri. Si è svolto nella sala della provincia, una sala gremita fino all'inverosimile e relatrice dell'incontro non poteva essere che la figlia del maestro Pietri, la signora Donatella Pietri Lorenzi. Una sala gremita ha partecipato all'incontro organizzato dall'Associazione Università del Tempo Libero di Portoferraio. L'evento, per ricordare il maestro Giuseppe Pietri, del quale quest'anno ricorrono i 70 anni dalla scomparsa, si è tenuto il giorno del compleanno del maestro ed ha avuto come relatrice la figlia, la signora Donatella Pietri Lorenzi, che ha parlato della produzione del padre, documenti e filmati in bianco e nero della vecchia RAI, copertine delle opere e operette del maestro sono stati mostrati insieme ad aneddoti della vita di Pietri e della sua famiglia ai presenti, affascinati da questo salto indietro nel tempo per conoscere più approfonditamente l'illustre compositore elbano. Abbiamo avuto l'onore di intervistare la signora Donatella che ci ha raccontato la vita dell'uomo e del padre prima che del maestro.
Giuseppe Piatri, che tutti conosciamo, ma diciamo molto per sentito dire, perché purtroppo è scomparso troppo presto. È mancato a 60 anni, che e oggi si campa molto di più, però essendo nato nel 1886 è un personaggio del passato. Mio padre era veramente un padre affettuosissimo, un padre indulgente, un padre che però per esempio non si occupava di noi. Noi studiavamo musica, ma veniva una maestra, lui non si è mai occupato di queste cose, però era sempre, quando poteva veniva con noi, ci suonava le canzonette, cantava, un padre veramente tenero e affettuoso, questo posso dire. Lei come ha fatto poi a mantenere vivo, a parte appunto che le sue opere e le sue operette sono immortali? Tendo le operette via via che venivano date ora in tempi più recenti, e poi la sua musica mi è rimasta nel cuore, e poi sono tutti motivi belli, e alcuni facili, alcuni meno, ma insomma motivi che in casa ho sentito, anche se quando appunto lui è morto io avevo solo 14 anni. L'augurio che può fare agli Elbani, ai giovani anche che si accostano alla musica, perché queste sono il nostro passato e questa è la musica da cui partire. Ma non so cosa dire, bisogna credere prima di tutto nella musica, avere disposizione, amarla, non lo so, non tutti ce la fanno, ma ci sono già degli Elbani giovani che si stanno, come posso dire, si stanno affacciando, è importanti, e quindi l'Elba è una terra che dà buoni frutti. Ed ora un nuovo talento calcistico elbano, il giovane difensore Nicola Raciti giocherà nel Livorno. Grande soddisfazione per l'Elba e per la società Progetto Giovani Campese. Il calciatore elbano Nicola Raciti, classe 2003, la prossima stagione vestirà la maglia del Livorno Calcio. Grande soddisfazione per l'Isola d'Elba e per la società Progetto Giovani Campese, che ne ha dato notizia sulla sua pagina Facebook. La notizia è arrivata nel pomeriggio, scrive la società, quando il responsabile del settore giovanile del Livorno Calcio, Alessandro Doga, ha chiamato personalmente il nostro presidente Angelo Giordano per comunicargli che Nicola Raciti, difensore classe 2003, per la prossima stagione farà parte del Livorno Calcio. Enorme soddisfazione per la nostra nuova società, la scelta del Livorno è la conferma del valore tecnico dei nostri allenatori che lavorano egregiamente da anni. Dopo Leonardo Bartolini e Lorenzo Lista, l'elenco dei nostri calciatori che approdano al professionismo si allunga. Felicitazioni vivissime al nostro Nicola, un sincero in bocca al lupo da parte di tutti noi per la nuova avventura. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi e a tutti un buon proseguimento di serata sui nostri canali.